Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, in questo video vi faccio vedere come impostare il nido per il raccolto dell'acacia, controllare i melari se vanno sostituiti oppure no e cosa fare quando siamo in procinto della fioritura. Ecco ragazzi, allora apriamo insieme questa famiglia qua per la prima volta. Non l'ho ancora aperta, sto facendo il giro adesso sulle famiglie che ho portato qui sulla caccia. Un posto fantastico, siamo qua in mezzo agli usignoli che cantano in riva al fiume, è veramente un posto bellissimo. Allora, qua il melario non c'è niente, non c'è proprio niente. Adesso per sicurezza comunque ci guardiamo dentro. Appena sporcati di mille fiori, ma non è una quantità che pregiudicherebbe il raccolto della caccia. Allora, cosa succede? Praticamente qui la caccia sta anche qui aprendo il bottone, quindi vuol dire che tra pochi giorni saremo in pieno raccolto, ok? Quindi dobbiamo impostare i nidi per fare in modo che le famiglie siano pronte per dare il massimo di questo raccolto qua, che per noi è il più importante in assoluto. Allora, ripeto, qua la fioritura ormai siamo in ballo, balliamo, non perdiamo tempo e andiamo a visitare le nostre cassette che abbiamo scelto per la produzione di acacia. Allora, questo qua praticamente è il mio secondo apiario su acacia, questo qua ce l'ho portato 4 giorni fa, proprio per fare la fioritura di acacia. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a valutare le sponde, andiamo a scellare. Queste famiglie qua, nessuna di queste è ancora in febbre, presentano solamente cupolini. Questa sponda qua gliela lascio perché è una sponda ricca di polline, quindi avendo i nidi pieni di covata, queste sponde qua di polline sono per loro essenziali, ok? Quindi gliela lasciamo, così come gli lascerò il favo da fuco se non è ancora sfarfallato, perché non ha ancora fatto in tempo a sfarfallare il primo giro di covata da fuco. Lo toglierò magari nella prossima visita quando ormai i fuchi sono nati, che dovrebbero nascere oramai. Questo è il favo trappola, telaio trappola, favo da fuco appunto. Sì, è tutto da sfarfallare. Non so se si vede. Tutto pronto da sfarfallare. Controlliamo anche qua che non ci siano celle, perché spesso le nascondono molto volentieri sul favo da fuco. Questo qua no, è pulito. Quindi in questo nido qua io so già che andrò a eliminare questa sponda di qua. Forse, non è detto che la vado a eliminare. Se è una sponda completa che è carica la tengo, se invece è una sponda scarica che non ha motivo di esistere in un nido, lo vado a togliere e lo metto in un portasciami che li ho portati qua. Ok? Come al solito scrollate sempre i vostri telai, controllate che ci sia covata freschissima con uova in piedi, quindi uova di oggi, così se non trovate la regina comunque siete tranquilli che la famiglia difficilmente sarà in febbre. Questa famiglia qua non è in febbre, lo so già perché non ha cupolini con pappa. Questo qua è un telaio di covata fresca, praticamente completamente covato, quindi già questo è un segnale inequivocabile che la famiglia non è assolutamente in febbre. È una famiglia che è ancora in rampa di lancio, perché l'importante adesso è che ci sia della covata fresca nei nidi. Se abbiamo nidi con covata percolata, se non è in febbre ci andrà
da lì a breve. Vedete la popolazione, che è una buona popolazione, non è una di quelle famiglie esplosive, incontenibili, che ce li ho anche sull'altro apiario, sulla caccia, ce li ho. Però questa non è una di quelle, è una bella famiglia che mi darà sicuramente del raccolto, ma non è delle più popolose, diciamo così. Anche qui un altro telaio covato a polline, tanto tanto polline. Le uova sono uova di oggi. La regina non l'ho vista, non mi interessa neanche di vederla in questa situazione qua, sinceramente. Io scrollo direttamente i telai, se la regina cade sul fondo, pazienza, poi ritorna su, non fa mica niente. E la visita di oggi praticamente serve per controllare il melare che sia pulito, come ho fatto prima, controllare la presenza o meno di fibrosi amatoria e di celle e pupolini, e valutare se è il caso di stringere il nido. Se abbiamo delle sponde che non sono complete, che non sono magari come quella di prima, che è di polline, la togliamo e mettiamo un po' a sciame. Quindi stringiamo il nido di un favo, agevoliamo così la salita al melario. Facciamo un cupolino. Appena accennato, però noi lo togliamo, così facciamo passare la voglia prima che gli venga. Comunque questa qua è una genetica che a me piace, perché comunque ha il suo coroncino di miele, non tirano celle nemmeno alla fine di aprile, che è il periodo clou per la sciamatura, quindi vuol dire che la genetica è buona. E permettetemelo, anche la conduzione è stata buona, perché puoi avere anche la genetica buona, ma se te le famiglie le tieni forti, non gli dai modo di svilupparsi per tutto il periodo prima della caccia, a quest'ora avresti i nidi pieni di celle, sicuro. Non c'è genetica che tenga senza gestione, ricordiamocelo. Ormai abbiamo finito, vedete che anche se scrolliamo la visita comunque è veloce. Guardate che bei favi di trovata, eh? Api stanno bene, sono pronte. Qua siamo immersi nelle acace, ormai anche qui si vede la puntina bianca sul fiore, quindi siamo in ballo. Devo dire che l'emozione, come ogni anno, è tantissima, perché quando siamo in procinto di una fioritura che sappiamo che ha un grosso potenziale, per noi l'ansia e l'emozione è tantissima, ed è normale che sia così anche dopo tanti anni. È sempre un evento molto importante per noi, ed è bello vedere famiglie così. No, questa sponda qua non la posso togliere, vedete? Questa non la posso togliere perché è covata anche questa. Quindi quella famiglia qua mi ha covato praticamente 8 telai su 9, compreso quello da fuco, compreso il telaio trappola. Quindi ho fatto bene a lasciare la prima sponda, perché era ricca di polline e le api la usano per allevare la covata. E quindi questo nido qua è già impostato, lo lasciamo così. Quando partirà la fioritura riempiranno questa sponda e poi cominceranno a lavorare sul melario. Il melario non lo cambio perché ha pochissimo miele, quindi non lo cambio, perché non ha senso cambiarlo per un pochino di miele che c'è su.
e diciamo che qua siamo già pronti per iniziare i raccolti della caccia. Ecco qua. Ecco ragazzi, questo era il video per farvi vedere cosa c'era da fare. In questo caso non abbiamo fatto nulla perché il nido era già impostato, andava già bene così. E ormai settimana prossima inizierà il raccolto e come sempre vi terrò aggiornato. Ragazzi, grazie mille, siete in tantissimi, mettete like al video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, valutate di supportare il canale con gli abbonamenti, link affiliati, il super grazie che vedete sotto i video. E noi ci vediamo sempre al prossimo video. Ciao a tutti!